Quindi benvenuti a tutti voi nel weekend orsignano. Questo è il momento più atteso, e lo dimostra la vostra presenza. A voi dunque il saluto della città che mi onoro di rappresentare. Ringraziamo tutti coloro che hanno patrocinato l'iniziativa, ringraziamo tutti coloro che hanno a vario titolo collaborato, ma soprattutto ringraziamo chi ci accoglie qui, fra Rocco Cagnazzo, parroco, e tutta la comunità dei frati, che questa sera, oltre al luogo, ci consentono di contemplare la grande bellezza. Uno scrigno simile è tanto ricco che mai più Galatina potrà sognare di averne un altro. Non c'è pinacoteca possibile, non c'è ricchezza paragonabile. Chi ci accoglie, aprendo le porte della Basilica, ha voluto coniugare la sacralità del luogo e la vita di fede con la vita di tutta la comunità cittadina e dei graditi ospiti. Un grazie ancora alla comunità dei frati per aver impreziosito la visione, mettendo a disposizione in questa circostanza l'installazione Virtual Reality Experience, lo spazio di un club del Consorzio di Brindisi con un software per la gestione e la creazione di scenari 3D, atti che ci consente una fruizione immersiva degli affreschi. Penso che sia inserita in qualche posto in questo contesto. Siamo quindi qui per compiere una doppia immersione nella Basilica, una virtuale e una reale. Con la loro presenza la professoressa Maria Paola Azzario, presidente della Federazione Nazionale dei Centri UNESCO e membro della Commissione Nazionale UNESCO del Ministero degli Esteri, che torniamo a salutare questa sera, e l'insigne storico dell'arte, professor Filippo D'Averio, che ha già incontrato a Palazzo Orsini pochi minuti fa nel mio studio giornalisti, studenti, addetti ai lavori, e che ora ci terrà la tanto attesa lezione su Santa Caterina, una meta leggendaria. Un grazie particolare, per concludere, ad Antonio Cassiano, storico dell'arte per tanti anni brillante direttore del Museo Provinciale Sigismondo Castromediano di Lecce, che introdurrà Filippo D'Averio. Grazie a voi tutti per aver scelto di essere qui. Buon lavoro. Io potrei licenziare subito il mio intervento dicendo ed ecco a voi Filippo D'Averio, perché tutti lo conoscete, e quindi sarebbe inutile che io dicesse delle cose, però va ricordato, rispetto a tutta la sua attività di divulgatore eccellente, oltre la straordinaria rubrica Passepartout in televisione e attualmente Emporio D'Averio che va su Rai 5 in onda, soprattutto mi piace ricordare la forza e la capacità e l'eleganza con cui ha rilanciato una rivista, per esempio Art Dossier, che è veramente uno strumento di bellissima divulgazione e conoscenza, e anche con un forte impegno nella tutela, che poi lui ha esplicato ed esplica ancora con un'associazione che si chiama So Vitali, di cui almeno dobbiamo ricordare l'impegno straordinario nel mantenere viva l'attenzione attorno a uno dei monumenti più straordinari che l'Italia abbia, e cioè Villa Adriana a Tivoli, aggredita da una speculazione edilizia e da tentativi ancora oggi di una speculazione edilizia, che mette, diciamo, è sotto gli occhi di tutti il risultato di questa aggressione al territorio. In questi giorni si piange lutti gravi da una parte all'altra e si dimentica che finora siamo stati noi stessi a dare opportunità a tanti amministratori di saccheggiare il territorio. Detto questo, ritorniamo lascio la parola a Filippo D'Averio, che sulla chiesa di Santa Caterina è già intervenuto altre volte, sia con trasmissioni televisive, sia con articoli sulle riviste specializzate, e sperando che proprio da qui parta anche quella capacità, questa sera siamo in tanti, quella capacità, caro professore, di cominciare a discutere su quella che è una sorta di questione meridionale, sia dell'arte, sia del turismo, sia della tutela dei beni culturali, perché Santa Caterina di Galatina deve essere uno strumento anche in questa direzione. Grazie,
Dire che sono impressionato è dir poco, cioè non me l'aspettavo un numero di persone del genere, cioè che cosa ho combinato? Non è mica colpa mia, un po' è colpa della televisione, un po' forse è colpa anche di San Francesco, un po' è colpa di questa chiesa formidabile che avete, cioè tutte queste colpe vanno messe insieme per fare anche un ragionamento. Adesso non ci daremo di storia dell'arte, che è noiosissima sempre perché va in dettagli inattesi ma anche importanti. Perché siete qua in così tanti? Perché in fondo questo tema dell'identità nostra legata al patrimonio ricevuto è un tema oggi molto più caldo di quanto non lo fosse 25 o 30 anni fa. Oggi l'argomento ci interessa sul serio. E devo dire la cosa più simpatica, entrando qua ho incontrato uno dei frati francescani che si chiama Domenico. È il più simpatico ossimoro che mi sia capitato di incontrare nella storia della Chiesa Cattolica Apostolica Romana. Perché in realtà corrisponde alla pace fatta fra i due figli di Bianca di Castiglia, fra San Luigi, detto Luigi IX, e suo fratello Carlo d'Angiò, che scelsero le due strade diverse allora. Questa è un'introduzione che è necessaria, se non si capirebbe nulla della Chiesa. I due grandi ordini predicatori, detti mendicanti, io sono molto affezionato ai due ordini predicatori mendicanti perché ne sono un laico discendente, nel senso che all'inizio del 200 loro inventarono la televisione, cioè inventarono il fatto che la vita chiusa nei monasteri aveva molta più importanza se si rompeva e si apriva e diventava una vita dove invece di stare all'interno di un mondo chiuso in attesa di un mondo migliore, lavorando molto e accumulando ricchezze, era molto meglio una vita fatta fuori per le strade, andando a dire quello che doveva essere detto e rinunciando ad ogni ipotesi di ricchezza. Infatti divennero mendicanti, giravano dicendo, erano gli arancioni del 200, li hanno messi in marrone, gli altri in bianco e nero, ma erano gli arancioni di allora, cioè giravano la società e dicevano dateci da campare perché noi abbiamo una funzione da svolgere che è quella della comunicazione. Siccome ci occupiamo tutti di comunicazione, questa è una serata sulla comunicazione, loro sono i nostri fondatori. L'Europa muta radicalmente nel 200 inventando due cose fondamentali che tuttora tornano abbastanza utili: la borghesia, cioè una vita dove il lavoro e i parametri del lavoro contavano molto di più della forza delle armi, inventando anche un'etica corrispondente alla borghesia e mutuando quest'etica nuova con un nuovo modo di aggregazione nel mondo della fede che reputava necessaria la comunicazione, perché senza comunicazione non valeva neanche la pena esistere. E loro, inventando questa faccenda della comunicazione, la combinarono grossissima, perché inventarono la comunicazione attraverso l'immagine. Funziona meglio così. Inventarono la comunicazione attraverso l'immagine, inventarono la televisione, cioè inventarono il fatto che, siccome gran parte della gente non sapeva leggere, c'erano due modi soli di comunicare, uno la radio e l'altro la televisione. La radio era la capacità di tenere, e lì li invidio moltissimo, ma non sarebbe al grado neanche Padre Domenico oggi, non ce la farebbe, era la capacità di fare discorsi, di tenere discorsi anche di 2 o 3 ore in sale più affollate di quella chiesa di oggi. Pensate che San Bernardino da Siena predicava per 5 ore di fila davanti alla piazza intera di Siena, cioè davanti a 8.000 persone, lo sentivano e svenivano anche, alcune andavano in trance, alcune signore, ma lui aveva la capacità di parlare, quindi aveva fatto un esercizio sul diaframma e sulla voce che nessuno di noi sarebbe in grado di fare. Se io non avessi un microfono nessuno mi sentirebbe. Ancora o no?
Sono meno bravo io di un predicatore del 300. Senza microfono non funziono, però l'edificio era fatto per un uomo solo che fosse in grado di parlare ad una comunità ricca come quella vostra di oggi. Questa è la grande differenza fra allora e oggi, e spiega molto, cioè l'abilità che avevano gli ordini dei predicatori, i famosi mendicanti, allora di comunicare era straordinaria. E in questa abilità formidabile, padre Domenico Francescano merita un'attenzione particolare, perché lui fa fare la pace in realtà ai due figli di Bianca di Castiglia. Bianca di Castiglia aveva due figli, uno è noto, è Luigi IX il Santo, e l'altro è altrettanto noto perché è quello che voi chiamate Carlo d'Angiò e che inventa il percorso verso il Mediterraneo Terigno, mentre l'altro inventa il percorso verso il Mediterraneo delle Crociate. Cioè San Luigi muore in Tunisia perché nel percorso delle Crociate gli sparano il cadavere di un appestato nella sua ditta e lui muore poi di peste. Il fratello più furbo aveva capito che era molto meglio darsi agli affari e era andato a conquistare quella parte alternativa che penetrava nel Mediterraneo, che era l'Italia, e diventa in qualche modo il signore di Napoli, il monarca di Napoli. Diventando il monarca di Napoli, però, cosa fa? Collega Napoli ai possedimenti precedenti suoi, che non sono la Francia, che sono un pezzo esterno alla Francia perché dipende direttamente dall'impero e dalla Provenza. La Provenza è indipendente, farà parte di questo regno enorme che da lì scende lungo l'isola, la penisola italiana fino a Napoli, e inventa l'altro mondo del Mediterraneo. Quest'altro mondo del Mediterraneo è quello che alla fine genererà un secolo dopo la chiesa nella quale ci troviamo, perché questa chiesa è la risultanza di una sorta di mutazione degli equilibri del Mediterraneo, e ci apre una riflessione molto interessante oggi. Questa potrebbe essere una delle basi di una capitale di un Mediterraneo diverso e di una capitale di un'Europa diversa. La storia dell'arte a che cosa serve? Non serve mica solo a se stessa, non serve ad essere solo una sorta di narrazione del passato. Serve a farci capire dove stanno le radici nostre e quanto sono le complicazioni legate alle radici nostre. Noi non siamo solo quella roba che pensiamo di essere fra Bruxelles e Strasburgo, siamo una cosa più complicata, siamo una cosa che dovrebbe ancora avere il coraggio di dialogare con l'area del Mare Nostrum, e dovremmo essere in grado di capire che forse all'Europa dovrebbe interessare Galatina. Cioè Galatina è un antidoto all'Europa di oggi. Non so come farla passare questa tesi, non bastate tutti, però potremmo fare una cosa: un giorno venite tutti insieme, facciamo una manifestazione di gruppo davanti al Parlamento di Strasburgo con un cartellone dicendo vogliamo Galatina come luogo di pensiero per l'Europa vera di domani, no? L'Europa vera, l'Europa vera di domani è un'altra cosa rispetto a un accordo banale Strasburgo-Bruxelles. È una questione più complicata, è una questione che prevede un dialogo necessario con il Mediterraneo. Vi posso far sognare, vi immaginate cosa sarebbe l'Europa di 1 miliardo di abitanti? Se avessimo dentro anche un po' di Nord Africa, se avessimo dentro la Turchia, se potessimo dare una mano a risolvere la patologia dell'ISIS, che è una vera patologia oggi, ma che non risolviamo inventando la 44ª crociata con gli americani, che risolviamo in un modo molto più complicato. Però in questo modo molto più complicato loro, col saio nero e il cordone bianco, qualcosa hanno da dire, perché loro hanno avuto il colpo di, una parola che non si dovrebbe dire in chiesa, loro hanno avuto il colpo di culo di tenere aperto il rapporto col Saladino mentre si interrompevano tutti i rapporti con l'Occidente. Loro hanno avuto l'intelligenza di, l'ha avuta Francesco, di fare un viaggio in Oriente e non andare in Terra Santa. È andato solo a trovare il capo del mondo arabo, allora quello in un qualche modo aperto di quegli anni, quello Omayyade e successivo a quello Omayyade, è andato a trovare il capo del mondo arabo a Cairo e ha riaperto un dialogo. Da quel dialogo è venuto fuori un dato nuovo, che è stato quello della genesi della famosa custodia di Terra Santa, che ancora oggi è gestita dai francescani,
e che fu l'unica presenza che costantemente rimase tollerata anche negli anni successivi. La presenza francescana nell'ambito di Gerusalemme, in modo particolare a Betlemme, ha continuato a testimoniare una partecipazione dell'Occidente al mondo orientale attraverso i secoli, a tal punto che loro, l'inventore della loro ditta, è rappresentato anche con grandi affreschi a Costantinopoli negli anni nei quali Costantinopoli passa dalla tradizione nostrana a quella araba, rimangono tollerati. Allora, questo messaggio è estremamente importante e ci porta a dover fare un paio di considerazioni. La prima di queste è il rapporto bizzarro che esiste fra Assisi e il Mediterraneo. Anni fa sostenevo una tesi che ha una sua probabilità di essere anche concreta e di cui dipende in parte questa chiesa. Quando alla fine, in piena crisi, si decide, alla fine del 300, passa il primo papa vero di origine francescana, riapre il dialogo con il Mediterraneo orientale, succede un fatto clamoroso. Gli Angelos, non gli Angeli, gli Angelos sono la famiglia del Peloponneso, poi dopo noi li abbiamo chiamati gli Angeli, prendono la casa della Madonna a Betlemme e la trasportano in Europa. È mito o è verità? Quella che sta a Loreto è vera o non è vera? Adesso, se io avessi avuto da vendere la casa della Madonna, avrei trovato 1000 clienti possibili nell'Europa di allora. A Parigi me l'avrebbero pagata una cifra incredibile. Forse anche me la pagava l'imperatore in Germania. Sicuramente il Papa era abbastanza in crisi di finanza, avrebbe fatto il catto, però i milanesi, che erano allora ricchissimi, l'avrebbero comprata. Perché finisce Loreto? Per un motivo molto semplice, perché Loreto è il porto d'imbarco di questa centrale della comunicazione mondiale che è Assisi verso l'Oriente. Nel punto di passaggio fra Assisi e l'Oriente è assolutamente utile avere la certificazione che lì ci sia il documento oggettivo originario del rapporto fra la cristianità e le sue origini nelle terre di Palestina. È per quello che la casa della Madonna è lì. E da lì nasce però tutto un mondo, e questo mondo avrà il suo fulcro oggettivo, e l'aveva già avuto, nella trasformazione straordinaria della grande chiesa di Assisi. Assisi è, come diceva il mio amico Paolucci, è una rosa dei venti. Ad Assisi passa tutto, ma passano soprattutto i documenti e l'influenza di un secolo intero. Ad Assisi il gotico parla francese perché gran parte del papato di quel secolo è un papato francese. Ad Assisi si parlano le lingue primordiali della prima mutazione estetica dell'italianità, perché lì arrivano i primi italiani a dipingere. E ad Assisi arriva infine il sommo riassuntore del tutto, che è Giotto. Ma Giotto non arriva come un artista unico, estremo, come noi ce lo immaginiamo oggi, di tipo romantico. Arriva con una truppa intera di romani che vanno a riscoprire il rapporto fra passato e presente, e lì pongono un ciclo di decorazione che è di insegnamento, dove la lingua è contemporaneamente quella loro attuale e quella che ancora conoscono perché l'hanno trovata nella romanità antica. Assisi è il punto di connessione fra l'estetica della Roma ultima, quando dipinge ancora, e quella della ripresa della nostra civiltà. È il punto nel quale noi cominciamo ad essere la vera Rinascenza occidentale. Senza Assisi non ci sarebbe Rinascimento. Ebbene, la lezione di Assisi poi diventa una lezione fondamentale, perché andrà a stingere per l'Italia intera. Quella lingua lì di Giotto è una lingua che diventerà sostanzialmente l'italiano linguistico successivo. Cioè, se noi parliamo una lingua che si può in un qualche modo riferire a quel simpatico e aggressivo uomo conservatore che è l'Alighieri, che ne rappresenta e ne condensa tutte le follie medievali e le porta nella modernità, lo stesso compie Giotto in quegli anni lì. Riprende tutta la cultura del Medioevo che si condensa, ne fa una sorta di immagine nuova e trasmette questa immagine nuova per creare quella che sarà la cultura visiva degli italiani. Allora Assisi è centrale per capire tutto ciò che succederà nel nostro mondo, nella nostra eredità mentale, nel nostro modo di concepire attraverso tutto il secolo successivo. Assisi è alla radice neoclassica. Il neoclassicismo, che diventa una sorta di perenne applicazione della mente, non esiste un neoclassicismo unico.
ogni volta che uno apre la scatola della storia e salta fuori una citazione, questa citazione genera un neoclassicismo. Lui, Giotto, lo scopre guardando gli affreschi di Roma, di Bernardo Cavallino e degli amici. Poi, 100 anni dopo, lo scopriranno i fiorentini quando andranno a vedere le statue ritrovate. Pochi anni dopo, ancora Roma lo riscopre quando fanno gli scavi del 500. Ogni volta, fino ad arrivare a Pompei, cioè ogni volta che si scopre un pezzo di passato, la nostra visione dell'oggi cambia. È per questo che siamo neoclassici perenni. Non c'entra niente con Galatina. A Galatina il fenomeno è completamente, per un certo verso, opposto. Se Assisi la genesi dell'italianità, Galatina dovrebbe passare nella coscienza pubblica internazionale come la genesi dell'internazionalismo. Questo è il primo luogo occidentale dove l'internazionalismo assume un suo linguaggio proprio. È il primo luogo occidentale dove le culture che vengono dalle Fiandre, le culture che vengono dalla Francia, si è andata a prendere, c'è cioè, da qualche parte una tentazione di Eva con un serpente con la faccia umana che lo guarda come se fosse una signora uscita da un bar di Amsterdam. È la stessa che troverete nei dipinti di Hugo van der Goes, il grande pittore fiammingo, quello che poi passa a Firenze e viene comprato dai fiorentini e ci corrompe, ci insegna ad abbandonare la tempera per imparare la pittura all'olio. È lo stesso serpente che trovate nel mondo mitico di Dürer, è lo stesso serpente che trovate nel mondo mitico di Martin Schongauer. Questo serpente arriva qua prima. Arriva qua perché il trasporto delle genti corrisponde a un trasporto dei miti. E il trasporto dei miti è un trasporto che passa attraverso le immagini. E quel serpente tentatore, è uno dei simboli della vostra bizzarra internazionalità. Così come lo è qui alla mia destra la crocefissione. Nella cultura nordica, e solo nella cultura nordica, appaiono due elementi. Il nordico, lo sapete tutti, è tecnico, è per quello che fa la BMW e la Mercedes, per quello che funziona benissimo. Al nordico l'idea che la croce fosse a T latina era incomprensibile, perché si chiedeva come faceva a stare in piedi la parte superiore della croce sulla parte inferiore. Al nordico tendenzialmente la croce viene automatico di dipingerla tau, come una T greca. Questa è dipinta come una T greca. Non lo è del tutto perché c'è un piccolo pezzettino che esce di sopra, che è il tipico caso del compromesso al quale è sottoposto chiunque venga in Italia. Cioè, per quanto uno arrivando in Italia sia determinato nella sua lingua, quando arriva qua un po' si corrompe, ma non si corrompe al punto di fare una croce vera latina, rimane con la croce a tau e la fa leggermente latinizzata. Questo esempio è formidabile perché spiega gran parte della storia della cultura di questi luoghi. E però si porta presso un esempio che nella iconografia italiana quasi non esiste mai, si porta esempio che invece esiste in tutta l'iconografia nordica e si ritrova negli affreschi di Giusto de Menabuoi a Padova, in quanto Padova è sotto l'influenza del nord, la fuoriuscita delle anime dal buon ladrone e dal cattivo ladrone. Il cattivo ladrone ha un'anima che viene strappata da un diavolaccio che sta seduto sulla croce, il buon ladrone ha un'anima che viene accolta dalle mani di un angelo. Questa iconografia semplice, estremamente incisiva, è la caratteristica di una cultura che nel meridione d'Italia e nel centro d'Italia non esistono. È la formula esatta che si portano gli uomini del nord. Quindi vi trovate qui in una chiesa particolare con un decoro particolare. Avete una serie di incroci linguistici che sono assolutamente inattesi. Ci sono le casettine di Giotto lì sopra, esattamente come le sue. Sembrano quelle di Assisi, con quell'architettura che non è ancora gotica, non è ancora rinascimentale, non sa se essere l'una o se essere l'altra, ma è omnicomprensiva e onnivora, fa l'uno e l'altro. Avete dall'altro lato la crocefissione che viene dal nord. E avete, se girate, mi ricordo dei giri fatti e dell'analisi dei dettagli, alcuni esempi clamorosi, quella morte tremenda con i corvi che mangiano gli occhi.
François Villon, il più grande poeta francese del 400, narra la storia identica: la morte verrà e i corvi ti strapperanno l'occhio dalle orbite. Meccanismi formidabili, provate a trovare un altro in giro per l'Italia. Allora diventa ancor più interessante, perché va a riprendere altri dettagli. Avete gli unici cavalieri veri con delle armature antiche che giostrano fra di loro in una sorta di decoro esagerato, di un lusso assolutamente inatteso da queste parti del mondo, ma che è, che cosa? È il segnale di un'autonomia europea totale nei confronti di un mondo arabo dove la guerra si fa vestita in un modo completamente diverso. Questa differenza fra un'iconografia e l'altra diventa straordinaria. È tutto un ciclo corrispondente dove tornano fuori i grandi miti del Medioevo. Il Medioevo era convinto che l'unicorno esistesse. Detto, io non l'ho mai visto, ma me l'ha raccontato un mio amico. Cioè, il Medioevo non ha, e Le Goff, su questo, il grande storico francese, ha scritto dei testi straordinari su quanto l'immaginario del Medioevo non richiedeva il riscontro scientifico, ma richiedeva solo il riscontro narrato. Non lo so, non l'ho mai visto, ma qualcuno me l'ha detto, quindi deve essere vero. E quindi appare il mostro dell'Apocalisse con le sette teste, perché esiste sul serio, da qualche parte ci sarà. Appaiono personaggi inattesi, appaiono i serpi, appaiono i drammi, appare la morte, appare tutto un cosmo delle paure, e però questo cosmo delle paure convive costantemente con la voglia del costruire, con la voglia del fare. Le lezioni per gli storici dell'architettura che sono qui comprese, se andate a cercarvele, sono assolutamente commoventi e straordinarie. Cioè, si vede come si tira sulla carrucola, e questo lo troverete in altre parti d'Italia, lo troverete se andate a Bolzano, ci sono le stesse, se si va nel grande monastero che sta sopra, appena fuori Bolzano, sono i medesimi. Cioè, si ritrovano una serie di elementi iconografici che sono assolutamente unici. Ma perché avvengono qua con una tale voglia? Per un motivo banale: i nordici non sanno fare l'affresco, è una fregatura. Cioè, sono proprio, l'affresco è la roba più italiana, molto di più del cashmere che vendiamo adesso, cioè del made in Italy. Prima del made in Italy c'era l'affresco. Il nordico non affresca, ad eccezione di un periodo abbastanza breve dell'architettura romanica, nella quale le maestranze, essendo maestranze che vanno su e giù per l'Europa costantemente, partendo dal mito non del tutto certo dei famosi comacini, dei maestri che da Como, dall'area lacustre, dal Canton Ticino vanno ad insegnare l'arte del costruire, e quello sì è vero, ma non decorano più di tanto. Ci sono due o tre esempi: la cattedrale di Turnus ha ancora una parte decorata. Nell'insieme la chiesa romanica richiede, è vero, un decoro, ma è anche vero che la chiesa romanica non ha luce all'interno, quindi anche qualora ci fosse il decoro, chi è che lo vede? La chiesa romanica non legge, la chiesa romanica prevede un uomo di chiesa che conosce i testi, un soldato che entra battendo la spada sulla coscia e un popolo che lo segue. Non ha ancora inventato il passaggio successivo, che è il passaggio della modernità. La modernità avviene in un modo bizzarro nell'undicesimo secolo, e mi dispiace doverlo dire, avviene proprio a Parigi. Mi spiace, sono un po' francese, quindi ho il diritto di dirlo, ma la modernità avviene quando? Quando sotto il periodo dei primi capetingi, alla fine dell'undicesimo secolo, si capisce che l'amministrazione richiede la scrittura. Cioè, si capisce che è un regno assolutamente debole, quello di una micro Francia che cresce fra Saint-Denis e Parigi e che tende ad amministrare una Francia feudale fortissima, molto più forte del suo centro monarchico, scopre che è fondamentale usare la scrittura e che il documento scritto vale quanto la spada. Quello che dirà poi due secoli dopo Guglielmo da Ockham, quando lo fanno prigioniero, lo portano in Germania, sempre parente vostro, quindi me lo faccio come un onore, quando lui dice all'imperatore: tu defendas me gladio, ego defendam te calamo, io ti difendo con il calamo,
cioè è l'intelligenza e la scrittura che diventa alternativa al potere delle armi. Per quello che loro sono forti, i francescani sono ganzi perché hanno inventato una serie di meccanismi assolutamente complessi ma assolutamente fondamentali. Uno di questi, prima, oltre alla predicazione, è proprio quello della comunicazione, cioè la scrittura diventa l'alternativa al governo forte. La scrittura diventa un modo per inventare una struttura di comunicazione articolata che è quella sulla quale si fonderà una parte della nostra Europa. Noi siamo l'Europa della scrittura, siamo l'Europa dell'immagine. E tornare a questa citazione vuol dire tornare a quella che è la nostra radice effettiva. E qui ancora questo tema della scrittura e della narrazione riprende il suo valore totale. Cioè questo mondo francescano che si allea, perché la cosa divertente è che i due fratelli sono concorrenti. Quello che fa la Francia e quello che ha le ambizioni sull'Italia e guarda fino in fondo al Mediterraneo. Fra Luigi e Carlo si dividono i due ordini predicatori. Luigi è molto legato ai domenicani. I domenicani sono stati fondamentali per suo padre Carlo VIII nell'ambito della lotta contro gli albigesi e della conquista del meridione della Francia, quindi svolgono una funzione duplice di tipo teologico, ma sostanzialmente politico. Non ci sarebbe stata l'allargamento, non ci sarebbe stato l'allargamento della Francia verso il meridione senza l'appoggio domenicano. I francescani optano per un'altra strada, che è quella dell'internazionalismo, ci lavorano tuttora, fanno un po' fatica oggi, ma ci lavorano tuttora sull'internazionalismo, e optano per questa strada italiana e seguono invece l'altro fratello Carlo. E difatti portano con loro una serie di mutazioni estetiche che sono quelle in un qualche modo francofone e che corrispondono anche alla genesi dell'architettura che vedete qua, che è un'architettura che potremmo chiamare gotica all'italiana. Non ha nulla del gotico forte francese costruito, quello che si slancia, quello tedesco, quello che reputa che lo scopo dell'architettura sia quello di aprire le finestre. Cioè non ha niente delle lezioni di Saint-Denis. La lezione di Saint-Denis serve a fare delle chiese e degli scrittoi, dei luoghi dove si legge e dei luoghi dove si può scrivere. Loro arrivano qui e però si portano appresso il culto della costruzione, per cui il sistema ogivale di questa chiesa è identico al sistema ogivale del gotico. La sua struttura ha ancora delle eredità precedenti, ma il suo stile no. Il suo stile è uno stile che è internazionale, come lo sono loro, e come ne troverete esempi paralleli se girate per le strade di Napoli. Cioè a Napoli alcuni di questi esempi di architettura gotica sotto Carlo, sotto Carlo sono fondamentali. Ma qui assume una sorta di incrocio, non dissimile da quello di Assisi. Anche Assisi gioca un rapporto così bizzarro fra tradizione architettonica a luce bassa, perché l'Italia continua ad andare a luce bassa, e contemporaneamente struttura ogivale che consente il decoro. Ma in un caso come nell'altro avviene una cosa che in Francia non è mai esistita. Avviene la grande decorazione parietale. L'Italia è il paese dell'affresco. È il paese dell'affresco, ma non lo è da ieri mattina, lo era già Pompei. Lo facevano in modo diverso a Pompei. Lo facciamo con l'incausto, con una sorta di incrocio di cere e di colori, ma viene recuperato questo concetto della linguistica in epoca successiva e diventa l'affresco italiano. L'Italia è il paese dell'affresco, con tutte le difficoltà che il tema comporta, e che sarà tale che in fondo, esclusi noi, due o tre piccoli esempi nell'area renana, dalle parti di Basilea, due o tre timide imitazioni in Francia, ma in realtà l'affresco è roba della penisola, cioè la penisola è il luogo degli affreschi. Allora l'incrocio fra il linguaggio della penisola, il linguaggio degli affreschi, e il linguaggio formidabile dell'immaginario medievale, che non è fatto per l'affresco, ma è fatto per il libro. L'Europa del Nord vive di libro, per un motivo facilmente comprensibile: non è stabile. Non esiste una monarchia stabile nell'Europa del Nord. I re di Francia, il duca di Borgogna, i potentati tedeschi si spostano con i loro eserciti e le loro truppe da una città all'altra. Hanno sì dei castellacci, quelli che vediamo ancora, non decorati.
Infatti quando arrivano al castellaccio cosa mettono? Cominciano ad appendere le tappezzerie, anzi usano le tappezzerie per dividere questi spazi enormi in spazi più piccoli, perché arrivano in 300, devono un po' isolarsi gli uni dagli altri, stendono queste tappezzerie, vivono fra tappezzerie e oggetti, sono degli zingari in un qualche modo, sono degli zingari di lusso, sono dei nomadi e rispettano anche in realtà la loro genesi, perché provengono dalle tribù nomadi che hanno generato le monarchie europee, vengono da quella roba lì, a loro l'idea di star fermi crea ansia, stanno fermi i mediterranei, non stanno mica fermi i nomadi, e si spostano da un luogo all'altro portandosi appresso le loro immagini, tappezzerie, codici miniati, e nel condensato di un codice miniato c'è tutta la storia del loro immaginario. Non per nulla i codici miniati francesi del XII e del XIII secolo sono di una qualità formidabile alla quale noi sostanzialmente non arriviamo mai, perché è tutto il potere dell'immagine racchiuso in un libro che si porta il principe appresso. Ebbene, questo immaginario del libro arriva a Galatina e si attacca ai muri. Cioè quello che voi vedete non sono le copie degli affreschi di Giotto, nulla hanno a che vedere, non hanno mai neanche la stesura degli affreschi di Giotto. Giotto crede ad una prospettiva articolata anche se non la controlla. La sua più vicina, chi si voi viene d'architettura, quella che si chiama la sonometria, è una sorta di tentativo di spiegare che c'è una terza dimensione, e questo tentativo ha una sua logica allora formidabile. È la grande rivoluzione che sta nell'ambito teologico nel passaggio dal mondo bizantino ad un mondo moderno, e questo passaggio dal mondo bizantino ad un mondo moderno corrisponde ad una mutazione della percezione della fede che è altrettanto importante e di cui Fra Domenico sa tutto, ma loro no, che è il passaggio dalla concezione di un Christus triumphans, che è quello della tradizione bizantina, dove Cristo sta in croce, ma ci sta benissimo, come sembra di un salotto, sta in croce e dov'è? Eccolo lì, sta benissimo, cioè non, meglio di così non può stare, cioè oggettivamente, è trionfante, è lì sulla croce, sta in piedi, e la mutazione però fondamentale è la mutazione che avviene nel XIII secolo, perché bisogna combattere l'eresia albigese, Cristo è uomo, Cristo ha sofferto, e la sofferenza diventa l'immagine da rappresentare. Il passaggio dal trionfante al famoso Christus Dolens è la chiave con la quale nasce la pittura moderna italiana. E nella scoperta del dolore, nella scoperta dell'umanità, nella scoperta delle lacrime, nella scoperta della tensione, in questi cherubini che si strappano le vesti disperati, non sono più lì come se fossero invitati a un cocktail party, sono realmente disperati. In questa scoperta del pathos sta la genesi della nostra cultura. Noi diventiamo moderni quando scopriamo la sofferenza. Ed è una scoperta terrorizzante per un certo verso, ma fondamentale per un altro. Nasce una nuova ipotesi del percorso dell'umanità. Non ci sarebbe l'Alighieri, quel rompiscatole formidabile fiorentino, senza questa mutazione verso l'idea di sofferenza. E questa mutazione della sofferenza porta ad un'idea nuova dell'arte. Questa idea nuova dell'arte è quella che in Assisi, con Giotto, troverà il momento massimo di spiegazione, anche se attenzione, Giotto, come tutti gli artisti, mica sono gli artisti, sono artisti, come tali chi li paga, li compra, cioè prima di far quello aveva lavorato per i concorrenti domenicani a Firenze, non si era mica posto il problema, però trova la grande opportunità, la trova prima ad Assisi e poi la trova a Padova, con i due suoi capolavori. Ma lì inventa questo mondo che è quello della sofferenza, quello del pathos. Ebbene, ciò che è formidabile è che questi francesi scicchissimi, che fanno i codici miniati più raffinati del mondo e che mandano qua in Puglia i loro cadetti, perché non sanno che cosa farli fare in casa, i loro cadetti da qui dovrebbero partire per andare a conquistare la Palestina, ma molti già si fermano qua, dicono ho già trovato il primo ulivo, vado bene, non ho bisogno di cercare, vengo dalla Normandia, non ho mai visto un ulivo, il primo albero di fico li converte, cioè si fermano davanti a un fico e dico come se fossi in Palestina, e poi qui non sparano, che è già un vantaggio, cioè, rispetto alla Palestina, motivo per il quale gli Anghien si fermano qua, no? I Beaux de Provence, i del Balzo si fermano qua,
se andate a fare una ricerca nella nobiltà pugliese del 200 e del 300, metà di loro sono cadetti di Francia che hanno deciso di tentare l'avventura e gli hanno detto: guardate che lì fa caldo sul serio, e voi non siete poi tanto abituati, meglio stare a metà strada. Cioè, è il primo messaggio di un ministero del turismo già allora, inconsapevole, dicono: fra andare in Palestina come oggi, lì sparano e fa troppo caldo, qui in fondo si sta bene, vi trattano bene, al massimo vi fregano l'osteria, ma di più non correte come rischio. Gran parte di questa nobiltà avventurosa si ferma qua. Poi, già che c'è, prende dei titoli bizzarri. C'è chi finisce conte di Tripoli perché sta dall'altro lato. È bellissima la ricerca dell'araldica del XIII secolo. È il destino di ragazzi che non sapevano cosa fare, a quali si dice: senti, l'alternativa è l'avventura, provaci. Vanno e ci provano e girano attraverso questa parte, quella orientale. Cioè, da qui la frontiera massima occidentale è Puglia e Tripoli, e l'avventura va poi attraverso i punti di passaggio che sono la Grecia e poi fino in Palestina. Voi lo sapete cosa recita l'articolo primo, l'articolo unico col quale nasce il Regno d'Italia, la nostra unità nazionale? Nessuno se lo ricorda, eh? Vittorio Emanuele, re di Cipro e di Gerusalemme, duca di Piemonte e di Genova. Noi siamo stati uniti da re di Cipro e di Gerusalemme, che sono i due titoli che lui si porta a casa, come titoli un po' da operetta, ma se li porta a casa proprio da quegli anni lontani, quando si forma il regno di Acaia, di cui i Lusignano diventano gli eredi come re di Cipro. I re di Cipro, che è una cosa assolutamente, è una roba da operetta, no? L'ultimo re di Cipro è l'erede del reame di Acaia, il reame di Acaia nasce negli anni formidabili dei quali stiamo parlando, di questa chiesa e testimonianza. Allora vi faccio questo percorso bizzarro, perché riesce a far partire la fantasia da ciò che vedete qua fino all'unità d'Italia del 1860-61 e ci lega in un cordone unico, dove la consapevolezza della storia diventa una consapevolezza della nostra identità, ma ci ributta soprattutto in una missione particolare, che è quella di salvaguardare questa eredità come un bene incredibilmente prezioso, ma altrettanto utile. Il nostro gioco di domani è lavorarci su questo bene, rilanciarlo, spiegarlo, raccontare che la narrazione infinita che avete intorno a voi a queste pareti è il sunto di un secolo e mezzo di consapevolezze, che c'è da Giotto all'inizio del 300 agli ultimi decori qua, che vanno fino alla fine del 400, quando già è in corso il Rinascimento. Questo riassunto di un secolo e mezzo di storia è riassunto di un momento centrale della vita del Mediterraneo, e vi dovrebbe dare la legittimità ad una sorta di orgoglio mediterraneo. Santa Caterina d'Alessandria qui potrebbe essere un momento di riflessione per l'Europa di domani. La cosa fondamentale, è molto difficile, è che gli europei lo sappiano. Buona serata. Ed è stato mondiale. Carlo Domenico, come voi si chiama il nome? Complimenti. Eh? Complimenti. Un articolo che se la conto. Sì. Diamo la parola al parroco. Al parroco? No, al parroco. Oggi i francescani sono diventati parroci. Allora, io mi sento di ringraziare personalmente, ma in nome della comunità dei frati minori, il professor D'Averio, perché ancora una volta ci ha illuminato questa sera con le sue parole. E poi si è visto subito che ha un debole per il francescanesimo e per i francescani, se non sbaglio, e siamo contenti. Immagino che a casa sua un quadro di San Francesco non manchi, immagino. Niente, grazie a voi. Mi scuso se all'inizio di questo evento sono sembrato un po' antipatico, però capite bene
di quale bene siamo custodi noi frati. Quindi io mi sento il primo responsabile, quindi insomma era pericoloso solo per questo, perché poi non sono poi così tanto antipatico. Sono anche simpatico riempire le chiese. Certo. È anche simpatico riuscire a riempire le chiese così. Certo. Non è un'eccezione perché faccio una conferenza. Guardate che nel 1520 era così normalmente. Infatti. Adesso però voglio fare un appello a tutti voi. Più che altro un grido di aiuto. Immagino che la vostra presenza qui, numerosa, non sia dovuta solo al fatto per l'amicizia o la stima al professor Daverio, ma anche per l'amore verso l'arte e verso anche questa bellissima chiesa. Se alcune opere sono state portate a termine nel corso degli anni in questa chiesa, sono state fatte proprio attraverso l'aiuto dei fedeli, perché con le nostre forze non possiamo, ecco, far fronte a certe spese. Ecco, se anche voi volete contribuire, visto che c'è il recupero della facciata esterna, volete contribuire anche voi a questo recupero con un piccolo gesto, mettete anche voi la vostra firma, e in fondo alla chiesa c'è una cassetta semplice delle offerte, liberamente, se qualcuno vuole contribuire può far solo piacere. Grazie a tutti. Non si è frati mendicanti per niente. La grande professione deve continuare, è una professione di esistenza. Bravo. Professore, chiederei al professor Daverio di uscire magari insieme e così riuscire a defluire, perché è giusto anche che le tante persone che dall'esterno hanno seguito grazie al maxi schermo possano incontrare il professor Daverio. Quindi io vi chiederei di uscire e di defluire veramente con molto rispetto del luogo, perché è prezioso e qualunque danno sarebbe per noi tutti veramente una grande perdita, un grande lutto. Grazie e alla prossima. Domani continua il weekend, domani il professor Daverio sarà ancora qui a Galatina. Ci saranno delle visite guidate, c'è la possibilità di andare a visitare la mostra al Palazzo della Cultura. Io vi invito a partecipare anche alla manifestazione di domani, e quindi tutti insieme. Io lo farei passare dall'interno, così sicuramente vanno via. Grazie.